settimana scorsa? No, si sono accorti oggi che c'è il mostro, si erano accorti pure la campagna elettorale precedente. Io che non ho bisogno di usare questi toni e che mi sono sempre assunta le mie responsabilità, mi sono stufata che gli altri non si assumano le loro. Quindi ho deciso che intanto io chiaramente querelo tutti quelli che si sono permessi di dire una parola sbagliata. E non tanto per me, perché io continuerò ad andare avanti e questi qua manco me li guardo più, non li leggo più, proprio non mi interessa quello che hanno da dire, forse per questo Fratelli d'Italia continua ad andare bene. Lo faccio perché voglio sapere se in questa nazione c'è ancora il diritto di non essere di sinistra senza rischiare di diventare vittime dello spostato di turno perché gli hanno insegnato ad odiarti. Ora basta, signori. Ora ci cominciamo ad assumere tutte le nostre Se responsabilità. bisogna ridere, ridiamo della Meloni, che è molto più buffona di Salvini, Perché? ma una vera buffona. Io sono una mujer, io sono italiana, io sono Giorgia, ma è ridicolo Capito. secondo quello che penso e Cosa basta. teme di quella parte politica? Beh, intanto diceva, non dica che arrivano i nazisti, ma non devono arrivare i nazisti ci sono già. I nazisti circondano la Meloni. Ma certo, ma guardalo lì. Beh, no, vabbè, lei il diamo. Beh, no, vabbè, lei il diamo. Che ne pensa? Ma tutto il male possibile, francamente. Dai toni ai contenuti, alle contrapposizioni. Mi sembra che ricalca come tono la rabbia micidiale dell'altra parte, cioè di Putin, Kirill e Dugin, che rivendicano pure loro i valori sacri di Dio, patria e famiglia, che però li vedono come caratteristici della Russia e come assolutamente in completa decadenza nell'Occidente, ed è per quello che vogliono distruggerci e renderci un po' loro sudditi. Quindi discorsi che sembrano ideologicamente diversi si ricongiungono proprio su questo tono violento da conquistatori a misoginia. Omofobia, una propaganda di stampo assolutamente assassino che mi fa davvero molta, molta paura e anche mette molto tristezza. Se questo è il programma, io resto all'estero. Grazie. Quelle che avete visto sono una serie di accuse, minacce, mistificazioni, insulti andati in onda su un'unica rete televisiva, la 7, in appena 24 ore. C'è un po' di tutto. Chiaramente, l'accusa di fare una propaganda assassina. Quello di essere una buffona, di essere circondata da nazisti, riferimenti più o meno velati a Mussolini, a Hitler, a Putin, al quale addirittura vengo accomunata, nonostante tutti conoscano le mie posizioni, per esempio, sulla materia della guerra ucraina. C'è un po' di tutto. C'è anche un conduttore che mi definisce la donna nera. Ora, vedete, da una parte uno dovrebbe essere contento di vedere questa gente ricorrere al suo peggiore armamentario senza avere argomenti reali, no? Gente così, come posso dire, rabbiosa, così disperata, insomma, così invidiosa, da reagire con questo livore, no? Al fatto che continui a vincere. I loro racconti non se li beve più nessuno, non se li fila proprio nessuno. Dall'altra però io credo che ci sia qualcosa di profondamente sbagliato in questo. Perché vedete, quando tu dici a milioni di italiani che io sono un pericolo, una persona pericolosa per la storia, una persona che potrebbe per paradosso uccidere milioni di persone, invadere uno Stato o fare cose che hanno fatto le persone alle quali vengo accomunate, il rischio che qualcuno a un certo punto decida di liberare il mondo da questa persona così pericolosa, perché magari c'ha qualche rotella fuori posto e non capisce il gioco, c'è. E allora io, che forse per troppo tempo ho consentito che si uscisse fuori dai limiti, perché io sono una persona che ha sempre detto quello che pensa, ma non mi sbaglio mai a parlare. Non ho bisogno di usare questi toni, non ho bisogno di usare questi metodi per fare campagna contro i miei avversari, che oggi sanno proprio tutti
tutti parlando solo di me. Curioso, eh? Invece la settimana scorsa no. Si sono accorti oggi che c'è il mostro. Saranno accorti pure la campagna elettorale precedente. Io che non ho bisogno di usare questi toni e che mi sono sempre assunta le mie responsabilità, mi sono stufata che gli altri non si assumano le loro. Quindi ho deciso che intanto io chiaramente querelo tutti quelli che si sono permessi di dire una parola sbagliata. E non tanto per me, perché io continuerò ad andare avanti e questi qua manco me li guardo più, non li leggo più, proprio non mi interessa quello che hanno da dire, forse per questo Fratelli d'Italia continua ad andare bene. Lo faccio perché voglio sapere se in questa nazione c'è ancora il diritto di non essere di sinistra senza rischiare di diventare vittime dello spostato di turno perché gli hanno insegnato ad odiarti. Ora basta, signori, ora ci cominciamo ad assumere tutte le nostre responsabilità.